questa serata, diciamo, è stata in qualche modo anticipata anche da un'altra serata che si è tenuta al San Carlo di Napoli, 15 di maggio, anche lì con grandi ospiti, una serata bellissima che è stata catturata da uno speciale poi trasmesso dalla RAI che è stato curato da Gino Aveta, che ho visto nel backstage, che saluto. Un brano che tengo molto, sono felicissimo di poterlo fare insieme a Vittorio, a questa band così fica. È un brano che ho sentito da Farsi Male, insomma colgo l'occasione per dedicarvelo e per ringraziare Vittorio per avermi invitato su questo bellissimo palco questa sera. Noi ci siamo sempre scritti le canzoni da soli, qualche volta ci siamo fatti dare una mano giusta da Fabrizio De André, da Renato Zero, poca roba, Lucio Dalla, però erano aiutini, no? Insomma, qualche testa, qualcosa. Una volta ci siamo trovati a... Avete presente quel Pippo Baudo che ricorre spesso nella storia degli italiani e anche nella storia, nella mia storia, insomma. Ci aveva invitato a una delle sue tante puntate di Fantastico. Era Fantastico forse due. E ci ha detto, volete venire in trasmissione? Noi abbiamo detto, oh, sicuramente, però non potete cantare una vostra canzone. E abbiamo detto, no. E noi abbiamo detto, no. Però ci ha spiegato che in quella puntata ogni artista doveva reinterpretare la canzone di un altro. Noi ci abbiamo un po' pensato, ci siamo guardati in giro e abbiamo trovato la nostra canzone, che ancora oggi, a distanza di tanti anni, ci portiamo dietro. Una canzone di Claudio Baglioni, che si chiama Poster. L'abbiamo presa e l'abbiamo trasformata finché non ce la siamo sentita cucita addosso come se l'avessimo scritta noi. Per presentare... Io li chiamo i miei ragazzi, ma non sono mica più ragazzi. Andrea Maddalone. Roberto Tiranti, Lorenzo Ottonelli. Ormai sono proprio tanti tanti anni che lavorano con me, qualcuno, siamo quasi a 20. Passati. Tu. Ti invitano gli amici a casa a cena e tu vai, dici, sono venuto a mangiare, spunta sempre magicamente una cavolo di chitarra e ti dicono quella lì, due notine. E tu dici, accidenti, però dici, la prendi e lo fai, no? La canti, dici, e non basta, la cantano loro. Dici, ma come, volevi che te la cantassi? E come la cantano? Male. Allora, stasera dovete riscattarmi. Proviamo, vediamo se funziona.